In attesa della riunione del tavolo del latte questo pomeriggio in regione a Milano, un'altra manifestazione degli allevatori. Dopo quella della Confagricoltura al quartiere fieristico della scorsa settimana, oggi qui in corso Vittorio Emanuele davanti alla prefettura si sono ritrovati gli aderenti alla Coldiretti per dire e lanciare ancora una volta un allarme: i costi sono esorbitanti, non ce la facciamo più. E noi le nostre stalle non le vogliamo chiudere, è possibile non chiuderle, certamente. Noi stiamo raccontando ai cittadini che stiamo prendendo 38-39 centesimi al litro per ogni latte che produciamo, mentre ieri Ismea è uscita con la notizia che per produrre un litro di latte bisogna spendere 46 centesimi. E grazie a Dio in Italia c'è una legge che condanna e colpisce le cosiddette pratiche sleali, le pratiche commerciali sleali. E tra le altre cose questa legge dice che chi compra i prodotti agricoli e li vende non può pagare prezzi che non coprano almeno i costi di produzione. Ecco, noi annunciamo da Cremona oggi che da domani denunceremo tutte quelle realtà imprenditoriali, industriali della trasformazione agroalimentare che non rispettano questo criterio. I prezzi sono aumentati a dismisura, quello che vendiamo invece non è aumentato e quindi siamo qua in piazza davanti alla prefettura per portare i nostri problemi. Stiamo sventolando le bandiere per manifestare il nostro disagio, per il rincaro dei costi di produzione, per il problema che non viene riconosciuto un prezzo equo alle aziende agricole. Noi non vogliamo chiudere, vogliamo che alle aziende venga riconosciuto il giusto prezzo. Il problema del caro energia elettrica e delle materie prime quanto incide? Un saccone di urea costa 3 volte tanto il prezzo dell'anno scorso. Non abbiamo solo il problema dell'energia, abbiamo il problema dei diserbi, abbiamo il problema delle sementi. Anche i sindaci portano la loro solidarietà. Certo, anche perché noi piccoli comuni abbiamo tanti agricoltori. Io nel mio piccolo ho 9 grandi aziende agricole, perciò ci tengo. Prima di tutto perché sono le sentinelle del territorio, gli agricoltori. Sicuramente l'Europa non deve essere indifferente su quella situazione qui.